Roberto Faenza ha ricevuto un nastro eccellente alla carriera per il suo primo mezzo secolo di cinema nell'anno in cui è uscito il suo La verità sta in cielo sul delitto di Emanuela Orlandi. A margine della serata a Roma, che tradizionalmente festeggia candidati e premi speciali dei nastri d'argento, il regista ha commentato. Intanto la carriera futura, okay. Voglio precisare, io sono superstizioso. I critici sono anche pubblici, anzi oggi penso che i critici siano sempre meno critici e sempre più pubblico, basta vedere in internet, sono tutti critici, quindi va bene così. Io ho fatto credo quasi 15 film, quindi molti potrebbero essere film poco riusciti, alcuni invece più riusciti, il resto anche i cuochi fanno dei piatti che riescono, altri no. Però come bilancio io mi sento soddisfatto, soprattutto perché penso di avere fatto dei film coraggiosi, che è un po' quello che lamento del cinema italiano odierno, di avere troppo poco coraggio, di essere un po' troppo legato alle istituzioni, a un modo di pensare comune, un po' al conformismo. Il cinema italiano importante è quello che ha dato fastidio. Ecco, secondo me bisogna dare un po' fastidio. Vuoi incantire un film che farò in America tra un anno e poi vorrei cimentarmi con una serie televisiva, perché penso che le serie TV oggi offrono l'opportunità per sperimentare dei linguaggi che una volta appartenevano solo al cinema e che invece oggi sono forse più avanzati del cinema stesso.